Questo fa anche la tecnica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, pensieri, errori, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia colpa. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio, Unigenito Gesù Cristo, Unigenito Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che siedi i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, accogli pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Signore, che guardi sempre l'umiltà dei tuoi servi, fa che il dono dell'umiltà che hai concesso a Sant'Umile, che veneriamo come nostro intercessore, ci conceda la forza e il coraggio, perché sul suo esempio diventiamo testimoni autentici del tuo Vangelo. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Figlio, nella tua attività sii modesto. Sarai amato dall'uomo, gradito a Dio. Quanto più sei grande, tanto più umiliati. Così troverai grazia davanti al Signore, perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. Non cercare le cose troppo difficili per te. Non indagare le cose per te troppo grandi. Bada a quello che ti è stato comandato, poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose. Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità, poiché ti è stato mostrato più di quanto comprende un'intelligenza umana. Molti ha fatto smarrire la loro presunzione, una misera illusione ha fuorviato i loro pensieri. Parola di Dio. Io mi li di cuore saranno beati. Io mi li di cuore saranno beati. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze. Io mi di cuore sarà la beati. Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Io mi di cuore saranno beati. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Io mi di cuore saranno beati. Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale, per opera di Dio, è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, è colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
che giornate significative sta vivendo la nostra Bisignano. La gioia di incontrarsi ancora col santo che rappresenta la sua più bella e nobile storia di fede e di civiltà. La gioia di ritornare nella casa che è sua, che nei secoli ha visto questo buon popolo dedicare al santo che meglio di tutti la rappresenta anche oggi. Ritorna sant'umile, se non proprio nel suo santuario, che deve attendere ancora qualche tempo, e speriamo che superate le pratiche burocratiche si vada avanti presto, ma ritorna nel suo convento, nel convento che ha visto fiorire ed accogliere tante belle vocazioni religiose nei secoli che stanno alle nostre spalle e che sono anch'esse storia bella di una Bisignano religiosa, cristiana e mariana. Sono venuto invitato dal carissimo padre provinciale per stare con voi come vescovo anche di Bisignano, Cosenza Bisignano, perché sono pagine, stavo per dire di storia certamente, ma sono pagine di fede che tanto danno anche educandolo a questo vescovo, la fede di un popolo che fa memoria, di un popolo che facendo memoria legge il messaggio che ancora oggi il nostro sant'umile rivolge a voi, gente di Bisignano, ma a tutti voi, devoti anche da lontano, rivolge con particolare forza e attenzione ai suoi confratelli, i padri minori, rivolge ai presbiteri, al vescovo che indegnamente è venuto ad onorarlo, venerandolo, santo della Chiesa universale. Ed è proprio nella data della sua canonizzazione che ci ritroviamo per sentire ancora la forza di un messaggio che è Vangelo, parola di Dio, che sant'umile ha incarnato nella sua vita, in questa terra che ha conosciuto il sudore della fronte del giovanissimo contadino, che ha conosciuto i passi del santo che camminava con la sua gente e che ispirava attraverso questo suo camminare la ricchezza di una santità che portava nel suo cuore. Ascoltando con voi la parola di Dio, credo di dovermi soffermare su alcuni passi importanti, perché quella parola letta, proclamata meglio, è stata incarnata da questo frate, figlio di questa terra. Quella preghiera di benedizione che il Signore Gesù sente di rivolgere al Padre, che ha nascosto le cose del regno, le meraviglie di Dio, ai superbi e agli intelligenti, a coloro che dalla sapienza arriva all'arroganza, l'ha rivelata agli umili, l'ha rivelato a te, Padre nostro umile, che della tua vita hai fatto un vestito meraviglioso di quell'umiltà che possiede la terra,
beati miti che possederanno la terra, che possede, tu hai posseduto e possiede ancora oggi, perché chi ti scruta dentro, nella tua storia più segreta, non può non restare affascinato e il suo cuore posseduto dal tuo esempio, perché l'umiltà possiede i cuori di tutti noi. Dove l'hai imparata, oltre che dono di natura, questo dono di grazia che è stata la tua vita di umiltà? Abbiamo ascoltato ancora il Vangelo, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, troverete ristoro, non solo, darete anche ristoro agli altri. È bello tutto questo, fratelli e sorelle. C'è una scuola di santità, frequentata con pieni voti dal nostro sant'umile, umile nel nome, e nomen est omen, dicevano i latini, è già il nome, è il suo programma di vita, è stato il suo programma di vita, è messaggio elocuentissimo oggi, eloquente tanto da raggiungere i nostri cuori. L'umiltà, che rompe il guscio che è in ogni uomo vecchio, che porta il segno del peccato originale, il guscio dell'orgoglio, della superbia, della chiusura. Abbiamo sentito dal libro della Sapienza l'elogio di questa umiltà. Possiede essa sola il cuore dell'uomo, di ogni uomo. L'arrogante, il superbo ti allontana, perché prende la distanza. L'umiltà si fa strada e sentiero di Dio nel cuore del credente. E tu, nostro santo umile, continua ad attraversare il cuore dei tuoi figli devoti, che oggi godono del tuo ritorno su questo colle della santità, e da qui sei protezione per la nostra gente di Calabria, assieme al grande Francesco Di Paola. Che santità a questa terra, fratelli e sorelle. La Chiesa, madre e maestra, nel proporre a noi questi santi, e prossimamente anche la prima donna calabrese, Suor Elena, il 14 settembre la proclameremo beata. Che messaggio di santità! Ma consentite a me, povero vescovo di questa Chiesa, di leggere la sua storia più profonda, per trovare gli altri santi, anche i martiri francescani, di trovare nell'umiltà di altri santi e sante, anche di chi non è stato proclamato, ma che ha lasciato questa traccia profonda nella nostra storia millenaria, storia di santità. Ma tu risplendi, o sant'umile, risplendi fra tutti, assieme a Francesco, come esempio grande, dove ogni calabrese può leggere la sua storia, può leggere il dono grande che Dio ha fatto a questa nostra terra. Ci rappresenti e noi ti ringraziamo, e noi ti accogliamo, e in nome tuo, o grande santo, grande e umile santo, io do un saluto a questi figli di Bisignano, a questi tuoi devoti che sono venuti anche da lontano. Siate santamente orgogliosi. Non parlo dell'orgoglio che distanzia.
di aver avuto questo santo che ha posseduto i cuori, che ha avuto il dono del discernimento, lui umilissimo, da saper consigliare anche i romani pontefici, da saper accostare tutti, grandi e piccoli, grandi e piccoli, per dire ai piccoli la grandezza della loro dignità di figli di Dio, per dire ai grandi della terra che tanto più non la carriera ma il servizio, mi vorrei dire, li ha portati in alto, tanto più devono abbassarsi per scrivere con gli umili una storia ancora bella della nostra Calabria, del nostro popolo. Saluto lei, signor Sindaco, assieme all'amministrazione, le autorità militari, i cari cavalieri del Santo Sepolcro, che in numero buono anche sono figli di questa terra di Visignano. Saluto questo bel coro, con padre Giuseppe che lo dirige. Saluto con fraterna amicizia lei, caro padre provinciale, assieme ai suoi confratelli. Saluto il parroco, che stamattina con gioia mi ha detto al ritiro: stasera ci vediamo, siamo qui, caro parroco, ancora per camminare insieme sulle vie di Dio. So che c'è chi sta progettando per la nostra, ancora il santuario, basilica, e fate la basilica, il Papa, finitela poi ci vediamo, non prometto nulla ma mi impegnerò per sempre. E allora, sì, perché la cattedrale me l'hanno negato, dice che la cattedrale basta, è cattedrale, bene, perché poi il santuario che assieme a Paola, perché anche Paola è di questa diocesi, ma Visignano è inserito, Cosenza, Visignano, ovunque è legato, è forse conosciuto più adesso che è legato a Cosenza, però nobilmente ci rappresenta. Saluto tutti i giovani, i ragazzi, vedo tanti bambini, credo che Sant'Umile, vedendo i bambini stasera, gioisce più di tutti, gli anziani, caro il diacono anche salutiamo. E adesso un invito. Autorità, signor Sindaco per primo, dobbiamo adesso, dopo le difficoltà burocratiche che ci sono, che non dipendono certamente da lei, dalla sua amministrazione, però se ce la mettiamo più, la marcia avanti, vogliamo che il bentornato tra noi Sant'Umile abbia nel suo santuario una casa di accoglienza per tutti i pellegrini. Ti hanno offeso, Sant'Umile, portando via il tuo corpo, ma non hanno portato via la tua cara immagine nel cuore della gente di Visignano e di questa diocesi. Sì, è stata una grande offesa alla nostra storia civile. Io resto sempre in attesa di un grido che dal primo giorno ho elevato da Visignano: chi possiede le sue reliquie le restituisca con grande segretezza, il vescovo si impegna ad accoglierle. Si sente scomunicato chi ancora le possiede, le nasconde fuori dalla comunione della Chiesa, non benedetto da te. Noi li aspettiamo, ma Sant'Umile, la tua più bella reliquia, cioè la tua cara immagine, è nel nostro cuore. La conserveremo e tu benedicici. Amen.
Signore chiama tutti alla santità, invitando ad essere perfetti come Lui è perfetto. Preghiamo insieme, diciamo, aiutaci Signore ad essere santi. Perché ogni uomo risponda generosamente alla chiamata di Dio, vivendo la sua vita come dono di amore ai fratelli, preghiamo. Perché il Signore, sull'esempio di Sant'Umile, ci aiuti a diventare sempre più ricchi di umanità, sensibili ai bisogni degli altri, nei quali Cristo stesso si manifesta, preghiamo. Perché abbiamo sempre fiducia nell'intercessione dei santi e sostenuti dal loro aiuto, percorriamo con coraggio la via che ci porta a Cristo, preghiamo. Perché coloro che si sono impegnati nella sequela di Cristo, povero, casto e obbediente, siano sostenuti dalla preghiera della Chiesa e dall'impegno delle altre vocazioni cristiane, preghiamo. O Dio, fonte di ogni insantità, che chiedi l'impegno dei tuoi figli perché raggiungono la felicità, per l'intercessione di Sant'Umile, sostieni il loro cammino fino alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre misericordioso, hai impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità. Concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di lode, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, unite gli angeli ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Secondo. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, rese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa, Benedetto XVI, il nostro Vescovo, Salvatore, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Sant'Umile e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. La pace secondo te. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io ti ho salvato. Per ricevere la Santa Comunione formeremo due file al centro davanti all'altare, una fila a destra e una fila a sinistra delle sedie.
preghiamo. Dio Padre Onnipotente, abbiamo partecipato al banchetto eucaristico nella solennità del tuo servo umile. Concedi a noi il suo spirito di servizio e di disponibilità nei confronti dei nostri fratelli, perché possiamo ricevere da te il premio riservato ai tuoi servi fedeli. Per Cristo nostro Signore. Eccellenza, un grazie per essere qui presente quel giorno quando vi ho annunciato la nostra decisione come governo della provincia di riportare Sant'Umile nella sua casa, nel suo santuario. Subito ho detto celebriamo alle 18, sarò presente. Ecco, quindi questo dà tante gioie a me personalmente, ma a tutta la mia provincia, dei frati minori, ma penso a tutto il popolo di Bisignano quando il suo pastore è presente. Sicuramente il cuore dei figli sono nella gioia, quindi grazie per la presenza, soprattutto per la parola che avete spezzato per noi. E da ieri sera, ecco, quando abbiamo fatto insieme con Don Gianni, partendo dalla cattedrale, la fiaccolata per l'arrivo qui a, per la statua di Sant'Umile, da ieri sera che il popolo di Bisignano, i fedeli di Sant'Umile, si sono stretti dietro questo nostro santo e hanno ricominciato questo pellegrinare dietro lui, ricominciato anche se non si è mai fermato, anche in questo periodo in cui Sant'Umile è stato nella cattedrale di Bisignano, ecco, tutto il popolo di Bisignano, tutti i devoti di Sant'Umile sono sempre accorsi a lui, quindi qui è un ritorno solo nella sua casa, un pellegrinaggio nuovamente nel suo santuario. Un grazie al signor Sindaco, all'amministrazione comunale per ciò che ha fatto fino ad oggi e che gli sforzi fatti fino a questo momento hanno permesso questa grazia del ritorno nel convento di Sant'Umile, però non ci dobbiamo fermare qua. Come esortava Sua Eccellenza, dobbiamo andare avanti, questo è solamente il primo passo. Speriamo che al più presto si possa ritrovare lo splendore in questo nostro convento con la solidità della sua collina dove lui è adagiato. Un grazie ai Cavalieri del Santo Sepolcro, sempre ci onorano con la loro presenza. Un grazie ai confratelli, a Don Gianni, il parroco, i miei confratelli, un grazie a tutti quanti voi per essere presenti questo giorno, ma soprattutto per il sostegno che in tutto questo periodo abbiamo avuto, il sostegno prima di tutto nella preghiera, che è quello più essenziale, però anche un sostegno che è necessario, che è quello economico. Sappiamo benissimo che le messe si celebrano, ma si dice senza soldi messe non se ne celebrano, ma i santuari senza soldi non si restaurano. Quindi grazie a tutti coloro che in questo periodo, fin dal mese di novembre, con la novena di Sant'Umile abbiamo aperto un conto corrente, e in questo periodo sono stati tanti che hanno fatto un bonifico, hanno versato dei soldi, piccole somme, piccolissime somme, ma sappiamo che dall'obolo della vedova che si costruiscono le grandi cose, il Signore vuole quello. Quindi ringrazio tutti coloro che in questo periodo da novembre ad oggi hanno dato questo obolo della vedova, ma ringrazio già anticipatamente tutti coloro che da oggi in poi vorranno ancora versare in questo conto corrente, che questi soldi saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il restauro del nostro santuario, che come dice Sua Eccellenza poi sarà elevato a basilica. Noi la promessa la teniamo buona, all'impegno, ecco, ci sforzeremo insieme affinché possa essere elevata a basilica. Quindi questo impegno lo prendiamo anche tutti, di poter veramente far confluire in questo conto corrente, come generosamente già qualcuno ha fatto, altre somme a che possono essere messe a disposizione per il restauro nel nostro santuario. Un saluto a tutti coloro che quest'oggi non erano qui presenti, ma ci hanno potuto seguire via internet. È stata trasmessa in diretta questa Santa Messa anche per coloro che erano fuori Italia, i nostri emigranti. Un saluto anche, lo faccio con grande gioia, a Padre Eugenio Clemenza, che tutti voi conoscete, era il guardiano di qui, che sicuramente in questo momento ci sta vedendo dalla Terra Santa. Sta facendo un periodo sabbatico ed è lì in preghiera per noi e ci sta seguendo in comunione, soprattutto di preghiera.
Quindi grazie a tutti quanti voi, un saluto, a un ritrovarci alla prossima festa, quella di agosto, la festa di Sant'Umide. Ma come avete già saputo, la domenica prossima, dal 22 maggio alle ore 19, quindi la domenica prossima per tutte le domeniche d'estate alle ore 19 in santuario sarà celebrata la Santa Messa. È solo il primo passo, è il passo che noi come frati minori in questo momento possiamo fare, un piccolo ritorno nella casa di Sant'Umile con la messa domenicale. Poi quello che il Signore vorrà e come il Signore vorrà nella sua volontà, quando noi potremo rientrare con una comunità ferma, stabile, qui, a onorare e lodare Dio, quello lo mettiamo nelle mani del Signore e di Sant'Umile. Grazie a tutti quanti. Il Signore sia con voi. Dio, gloria dei santi, che ci concede di celebrare questa festa, vi dia la sua perenne benedizione. Amen. L'intercessione di Sant'Umile vi liberi dai mali presenti e il suo esempio vi sproni ad una vita santa al servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie.